Buongiorno da Giulia Mancinelli. Un uomo di 50 anni è stato arrestato per lesioni aggravate nei confronti dell'ex compagna. Ad intervenire sono stati i militari dell'aliquota radiomobile di Senigallia a seguito della richiesta di aiuto della vittima. I carabinieri, prontamente intervenuti, hanno tratto in arresto il 50enne originario di Chieti, accusato di lesioni aggravate. L'uomo aveva aggredito e ferito l'ex convivente, una donna di Senigallia. E sempre i carabinieri della compagnia di Senigallia hanno effettuato diversi controlli alla circolazione stradale, procedendo al ritiro di due patenti per guida in stato di ebbrezza. In particolare, i militari sono intervenuti per un incidente stradale dove il conducente è risultato positivo all'etilometro con un tasso alcolemico pari a 1,46 grammi per litro. Nella stessa sera hanno denunciato un altro automobilista per guida in stato di ebbrezza, anche lui ubriaco al volante, con un tasso alcolemico di 1,72 grammi per litro. Grande successo sta riscuotendo la mostra di Sandy Skoglund, I mondi immaginari della fotografia, che ha tagliato nei giorni scorsi il traguardo delle 1000 presenze in poco più di un mese di apertura. Una mostra internazionale che ripropone i momenti più salienti di questa artista americana, pioniera della stage photography. La mostra resterà aperta fino al prossimo 2 giugno. Nell'ambito del progetto Bussola Digitale Orientiamo le Marche è in partenza un ciclo di corsi per implementare le competenze digitali dei cittadini. La partecipazione è gratuita. I corsi base prenderanno il via domani dalle 9.30 alle 12.30 presso la Biblioteca Comunale Antonelliana. Ulteriori info sul sito bussolalearning.regione.marche.it. E riapre a Castellone di Suasa, dopo i lavori di riqualificazione, l'ufficio postale in corso Marconi. Lo sportello è operativo da lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. Come sempre, per queste altre notizie, viveresenigallia.it.